3, 2, 1. Ed ecco qui la vendita con Simone, direttamente per voi qui risponderà alle vostre domande. Potete anche continuare a mandarle sui nostri numeri. Ecco qua, adesso vi dico, il WhatsApp è per mandare le domande 347 97 89 040, quindi 347 97 89 040, che questo è proprio il WhatsApp di rtradioterapia.it. E veniamo a noi, Simone. Oh, finalmente posso salutarvi veramente, che sono giorni che vi saluto on demand. Tanto buongiorno a tutti, buongiorno Angela, buongiorno Giulia e buongiornissimo, come è stato l'ingresso, ai nostri carissimi, carissimi ascoltatori. Eccoci qua, finalmente, che bello. Posso fare una cosa molto anni 90? Tutto, fai quello che vuoi. Vorrei salutare, che è in diretta, la mia fidanzata Eleonora, che è stata la ragione, lei è social media manager, ha un profilo Instagram da 70.000 follower, ed è stata lei la ragione che mi ha spinto, tra l'altro, a divulgare il verbum vendita, quindi prendere quelle che è la mia quotidianità, e quindi, insomma, ci tenevo, è in diretta. Come si chiama la tua ragazza? Eleonora. Eleonora, ciao Eleonora, un bacione Eleonora. Eccoci qua, adesso ho fatto il momento anni 90, voleva molto, sono pronto, insomma. Angela, che facciamo oggi? Mi tempesto? Qui hanno, sì, ti tempesto delle domande che ti hanno fatto, hanno raggiunto sia la redazione di Radioterapia, rtradioterapia.it, e Giulio Berghella le ha conservate, e insomma, te le leggeremo, e sia, insomma, anche direttamente noi di Bubu Tag, che abbiamo appunto il numero con cui dialoghiamo con tutti. Bene. Allora, vado subito con la prima. Perfetto. Che proviene dall'Abruzzo, da Avezzano. Claudio da Avezzano ha chiesto: spesso si accosta il venditore a un rappresentante porta a porta, come dobbiamo sfatare questo luogo comune? Allora, io quando ho letto questa domanda, intanto ringrazio tutti, sì, i nostri ascoltatori che ci hanno posto le domande, vi ringrazio molto. Io, quello che, la prima sensazione che mi ha dato questa domanda è non tanto lo sfatare il mito, perché effettivamente il rappresentante porta a porta è anch'egli un venditore, certo. Cioè, quello che dobbiamo sfatare è l'immagine del rappresentante porta a porta e correlarlo a un'immagine negativa, quello che poi lo sfatamento del concetto. Cioè, non dobbiamo pensare che il venditore o il rappresentante è utile anche lui, insomma, sì, che raggiunge luoghi impervi, luoghi, esatto, lontani. È tramite lui trasmette, certo, un progetto, una, sì, un prodotto che cerca poi di raggiungere tramite la sua capillarità. E tutte quelle logistica. Chiacchierate con le casalinghe, ore e ore. Insomma. Guarda, si diceva, per la vendita la vera scuola è il venditore della folletto, porta a porta. Quella è proprio la scuola cruda, nuda della vendita. Quindi sì, non dobbiamo vederla come una cosa da sfatare, da allontanarci, ma una cosa da capire, abbracciare. Da, esatto, abbracciare e capire, insomma, perché sì, il venditore è comunque è importante. Se a te ti mancano delle cose, non, adesso è perché abbiamo supermercati vicino, insomma, è tutto a portata di mano, certo, ma ci sono dei luoghi dove non ci servono delle cose, no? E dove vai e magari suona proprio in quel, sì, momento. Sì, ma è proprio il fatto che il venditore ti dà anche un servizio, certo, ti dà un'assistenza. Io poi parlo sempre per chi è in buona fede, certo, perché questo lavoro poi lo fa in una maniera chiaramente più performante, quindi non fa la vendita e poi, sì, sì, sayonara. Però ecco, sì, cioè, non, quello che dico io è di assumere un imprinting mentale, di non sentirsi in difetto, per, cioè, non si sta facendo niente di male. Ma è un si lavoro. Sta portando un, certo, progetto, una, è difficile a volte averlo di prima acchito, però insomma, riflettendoci, è così. No, ma le persone hanno capito, perché tra l'altro un sacco, per esempio, c'è addirittura i consumatori, i contribuenti d'Abruzzo, il CRUC, che salutiamo, ah, mamma mia, di che Donato onore. Fioriti, sì sì, che hanno chiesto una cosa un po' particolare, cioè come consumatori ma anche come organizzatori, no? Perché loro fanno delle, hanno, insomma, consumatori, ma ci sono anche imprenditori, certo, eccetera, tutto una, un giro, hanno chiesto come si può offrire trasparenza nell'offerta, però attuando una fidelizzazione del cliente attraverso la solidarietà. Per esempio, quello che si vende, una quota delle entrate va a un ente benefico, però con trasparenza, cioè facendo capire alle persone: guarda che è vero, guarda che noi lo facciamo sul serio, perché oggi tutti sembra che facciano
questa cosa e le persone però devono capire che magari cioè, è una cosa vera, cioè tu aiuti delle persone acquistando dei prodotti, però per farglielo capire che c'è trasparenza, come fare? Sì, sicuramente, guarda, la prima cosa che mi viene da dire, che è questa domanda comunque che ringraziamo, molto Sì, il particolare, che dà CRUC, veramente, consumatori contribuenti ci dà d'abuso. veramente anche tanti spunti di discorso. Io quello che penso è che sicuramente se la finalizzazione è quella di trasmettere un messaggio di solidarietà e di aiuto, va ovviamente comunicato, perché è giusto che il consumatore sappia dove i suoi chiaramente proventi vengono investiti per, cioè è giusto che ci sia una chiarezza espositiva. Quello che magari chiedo a monte, comunque alla società che lo propone, è l'intenzione. O meglio, io sono un po' sulla moralità kantiana, no? Nel senso, se tu fai questa cosa, ma lo fai con un fine esclusivamente commerciale, te lo sconsiglio. Se lo fai con un fine dove realmente tu con la tua attività vuoi supportare determinate Quindi non associazioni, sì, mischiare solidarietà e non lo farei commercio. come un, o meglio, sicuramente dà una grande spinta, però ecco, consiglio sempre di intraprendere dei percorsi di solidarietà, di Separati, tu associazioni. dici? No, 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 non separata, ma farlo nel senso se si vuole veramente farlo. Non io adesso lo faccio così sono più appetibile al consumatore finale. Cioè, Sì, diciamo, vorrei non, salvare la buona ecco, intenzione. sì, E ci non sta. usare, insomma, Non lo questa solidarietà. sconsiglierei perché poi se ne accorge il consumatore, anche perché ci sono state adesso ultimamente tutte le problematiche sulla sostenibilità ambientale per la fast fashion. Quindi tante aziende che non sono chiare nella loro trasmissione del messaggio adesso dovranno farlo. Quindi se si abbraccia quel tipo di discorso di solidarietà, di supporto, va fatto con una cognizione, Con una un conoscenza e criterio, con una ecco. intenzione chiaramente. E sicuramente il cliente lo apprezza. Io vi racconto Ecco, vedi, da se... consumatori te l'hanno fatta apposta sta Sì, domanda, il secondo me. consumatore lo apprezza. Io stesso, che sono, vabbè, sono venditore, ma sono anche consumatore, ovviamente, apprezzo quando posso dare una mano a determinate associazioni. Vi faccio un rapido esempio fast. Settimana scorsa sono stato sempre a Pescasseroli, al Parco Nazionale d'Abruzzo. Mi è venuto spontaneo fare un acquisto di gadget perché so che quei soldi comunque vengono comunque investiti per la tutela del benessere degli animali. Quindi, anche se magari non mi serviva la sciocchezza, chiamiamola così, la Certo, piccolezza, però mi sei sono stato sentito invogliato. incoraggiato, Però, figurati. certo, se poi è tutto fatto a costruzione, si perde la magia della buona intenzione. Bravo, bravo come sempre. Guarda, c'è un'altra domanda che fa Federica, che ci ascolta da Perugia, che dice: ma ci sono delle scuole, oltre alla passione, ci sono dei percorsi da intraprendere per diventare un buon venditore? Guarda, sembrerà una frase fatta, poi cercherò chiaramente di abbracciare un po' le esigenze di tutti, perché no, se no sembra la frase del fomento, no? Per carità. Allora, io penso che di base si debba avere comunque una predisposizione, perché comunque, come dicevano anche i tuoi ospiti Gli precedenti, gli attori, attori teatrali, ci Massarotti deve e essere proprio una predisposizione nel contatto umano e Chiavaroli. nella trasmissione con il prossimo. Certo. Questo cosa significa? Che chi non è portato non può farlo? No, per carità, perché io penso che i corsi che possono seguire o quelli che consiglierei sono corsi che mettono il faro su se stessi, cioè su come cercare di far uscire fuori i propri talenti, perché magari uno non ha un talento Certo. immediato nel contatto con una persona, ma magari ha un talento più tecnico, magari ha un talento più sereno, insomma, ci sono tante sfumature che mi sembrerebbe anche a me limitante dire no, no, se non parli con le persone, se non sei portato, se non sei estroverso, non lo puoi fare. Però sconsiglio i corsi, quelli che vendicchiano sui social del tipo: no, guarda, se mi ascolti ti faccio vendere, c'è la casa, la villa, la piscina, la tigre di Tyson che la prendono, eccetera, eccetera. Vi consiglio però dei corsi, quelli chiaramente certificati, fatti bene, però dove siete voi i protagonisti, dove sono corsi che vi Che aiutano alla fine, a far uscire. insomma, si Esatto, apprende che l'arte della si vendita, tu apprende dici. non si apprende un meccanismo, ma si apprende magari come far uscire fuori i propri talenti, le proprie predisposizioni. Ed è una cosa molto importante perché ciascuno di noi ragazzi,
cioè, diciamolo serenamente, ciascuno di voi ha un talento, che sia per un qualcosa, che sia per un'altra. Quindi la cosa importante è mettere il faro sopra su quel talento e sfruttarlo per il meglio. Poi, se siete appassionati di questo Certo. mestiere, una predisposizione similare sicuramente c'è. E c'è da Ponsacco, Pisa, perché sì, Addirittura. perché Rete Radioterapia è ascoltata in tutto il mondo, Mamma mia, è una ragazzi! web radio. Allora, Maria Assunta da Ponsacco sta chiedendo una cosa, guarda, questo è Ah, proprio difficile. devo È prenderti quel difficile. tampone per il No, è difficile sudore. perché dice: ma quelli dei call center sono venditori o scocciatori? E dice: però, poverini, se ne prendono di parolacce. Guarda, non tanto il call center, quindi l'operatore, che sì, come predisposizione è una predisposizione di vendita, ma l'errore sai dove sta? Sta a monte, a come viene gestita l'organizzazione di questi call center. Il fatto che danno delle liste dove tu devi chiamare a mitraglia un sacco di persone e non avere il tempo poi di parlarci. Cioè, il telefono, ragazzi, è un'arma che va usata con cautela, tipo insomma Certo. con tranquillità, ma va utilizzata perché è un meccanismo che vi consente di avere l'immediatezza dei contatti senza un dispendio di tempo, magari che può essere più ampio con la presenza fisica. E non deve essere però una telefonata molto repentina, veloce, sbrigativa. C'è tutta una cultura anche lì, c'è tutta comunque una tranquillità di intenti. È come se io volessi andare a trovare delle persone e bussassi in maniera scalmanata a 5-6 case. Non è così, come in tutte le cose che fanno parte del Poi nostro magari mestiere. dopo tante telefonate si Sì, è proprio scocciano la pure base di come loro. viene gestito. E adesso qui non magari ci mancherebbe, senza magari giudicare operati alcuni, però è proprio il fatto che vengono imposte a queste persone di fare un tot immane di telefonate in L'obiettivo poche ore. Cioè è non forte. è una vendita, non stai facendo nulla, stai semplicemente contattando delle persone. La vendita è fatta di calma, di pazienza, di domande, di ascolti, di pause, di paraverbale. È tanta. Come faccio io a condensartela in un minuto di telefonata? È impossibile. Hai ragione, questo è vero. Ma c'è un prima abbiamo parlato di corsi. C'è un signore da Montesilvano che è un venditore anche Un lui, ci nostro ha detto, concittadino, ecco, quindi. Mario si chiama, ciao Mario, che lui dice che la vendita è una scienza personale che si crea con la strada, con l'esperienza, secondo te, e chi ha empatia, abbiamo detto anche prima, è avvantaggiato, e chi non ha tantissima empatia, come può fare? Come fa a sopperire alla mancanza del grande empatia? Guarda, sicuramente la strada, la famosa esperienza, è fondamentale. Io stesso, quando ho iniziato questo mestiere, per carità, nel senso non è che ho tantissimi anni alle spalle, però mi rendo conto che sono molto diverso da quando ho mosso i primi passi nel lavoro, che vuol dire che magari sono, non è che dico chissà quanto sono più bravo altro, è proprio un fatto di percezione, di consapevolezza di quelli che possono essere i meccanismi e modus operandi, quindi l'esperienza è fondamentale. Sicuramente chi ha empatia ha un piccolo vantaggio in più, ovviamente ha la possibilità di avere già in maniera innata l'interpretazione del pensiero, dell'animo, dei sentimenti del suo interlocutore. Chi non ce l'ha, di certo non è tagliato fuori. Ci ricolleghiamo magari alla domanda prima, scoprire, ok, io magari non ho il talento dell'empatia, ma dove sono io però forte? Quali sono le cose che mi riescono meglio? Ho Perché è capito. proprio trovare la sicurezza del proprio talento, delle proprie certezze, che aiuta poi lo sviluppo magari in un campo nuovo. Io, nel senso, non è che bisogna essere in un'area comfort eterna, cioè bisogna sempre porsi delle sfide Certo. anche fuori contesto da quel punto di vista. Lo può fare chi non è empatico magari. Però sicuramente chi non è empatico sarà bravo in un'altra tipologia di Nella tecnica, manifestazione. magari Magari è nella più tecnico, magari è più conoscenza. conoscente, magari è più tranquillo in un'esposizione, perché magari c'è chi è empatico, però magari ha un modo di esporre un Magari il progetto prodotto lo sa troppo. proprio far vedere Sì, come la nelle sue cosa. massime qualità. Sì, l'importante è vincerla. Poi sai cos'è? Alla fine la mancanza di empatia è anche un principio di umano imbarazzo, nel senso parlare con una persona estranea, magari proporre qualcosa, però è una cosa che sviluppi poi con il tempo, non è una cosa Non è che. perduta, insomma, la No, basta cosa. solo un po' di Guarda, olio di gomito. ci sono tante altre domande, però facciamo una pausa musicale, ok, Certo, Giulio? come no, siamo precisi.